Ciao a tutti! Bentornati sul mio canale Elicottero! Credo che tutti abbiano un po' bisogno di stare da soli, ma in Italia io vedo comunque che voi siete molto legati alla famiglia o in compagnia con gli amici. È molto importante stare insieme, no? Anche in Giappone. Però secondo me ci sono anche tante persone che amano proprio stare da soli, oppure ci sono tante persone che si sentono solo, quindi triste. Però lo stile di vita giapponese spesso facilmente crea una situazione in cui sei sempre da solo. Per esempio, questa è una cosa positiva secondo me, che in Giappone ci sono tantissimi posti locali in cui si possono andare tranquillamente le persone da sole, non solo gli uomini ma anche le donne. Per esempio in Italia, se vedi una ragazza abbastanza giovane che beve, non so, vino o cocktail in un locale da sola, forse è un po' strano. Ma in Giappone ci sono tante ragazze giovani da sole frequentano in un locale come cliente fissa. Le mie alcune amiche fanno spesso così. Dopo la cena esce di casa e va a bere da sola, e lei va a chiacchierare con questo che prepara cocktail, oppure a volte capita di chiacchierare con gli altri clienti, però ci va da sola. E in Giappone non è assolutamente una cosa strana. Non è che tu hai un bar preferito per prendere sempre caffè o fare colazione, no, proprio come pop pub. E ci sono tanti giovani che vanno senza amici, oppure ci sono tante attività che i giapponesi fanno sempre da soli, per esempio fare campeggio da sola. E ultimamente va di moda una ragazza giovane che parte da sola con motorino e va a fare campeggio da sola. Anche questo secondo me in Italia è molto raro. Oppure anche karaoke, questo è veramente, anch'io potrei andare da sola. È normalissimo che le persone vanno non con compagni ma anche da soli per fare pratica o per sfogare lo stress. Diciamo che in Giappone se fai viaggio da solo non è assolutamente difficile trovare un ristorante o un locale dove puoi andare da solo senza vergognarti. Tanti anni fa è venuta una mia amica giapponese a trovarmi in Italia e abbiamo fatto un giro un po', Venezia, Firenze, però dopo io dovevo lavorare, quindi io sono tornata su. Lei invece è andata giù da sola a Roma e mi ha raccontato che lei ovviamente voleva andare a mangiare non ristorante troppo turistico, quindi aveva studiato dove frequentano proprio le persone di locali, e lei ci è andata da sola. Allora tutti i signori o tutte le altre persone le guardavano un po' strano perché lei era da sola, quindi lei un po' alla fine si è vergognata. Però in Giappone non succede questo. Forse è strano se tu vai al izakaya da solo. Ci sono clienti che ci vanno da soli, però sono spesso i signori di una certa età. Però se tu vai da solo così è un po' strano, perché izakaya comunque ci va di solito con compagnia. Però a parte izakaya, il resto puoi andare da solo tranquillamente. Anche neko caffè, bar, caffetteria con tanti gatti. Per esempio una mia amica ci va frequentemente da sola perché lei dice che al lavoro sono stressata, però quando vado al neko caffè mi rilasso e trovo sempre stessi gatti, e quindi sembra di avere proprio questi gatti a casa. Io una volta mi è capitato di mangiare da sola nella mensa dell'università in Italia. Per me era normale, però forse per voi no. Allora sono venuti un po' di ragazzi, era misto ragazze e ragazzi, e mi hanno detto: mangiamo insieme. Probabilmente hanno pensato: oh, quella ragazza sta mangiando da sola, poverina. Quindi loro si sono seduti intorno a me e abbiamo mangiato insieme. Cioè, sono stati molto gentili e sono stata molto contenta. Forse in Giappone non succede questa cosa, perché se vedo che una persona che sta mangiando non penserei: ah, lui sta mangiando da solo, poverino. Quindi non è che stare da solo o mangiare in un ristorante da solo uguale triste. Quindi forse io non voglio disturbare questa persona, quindi non gli parlo neanche. Però in Italia è sempre bello mangiare in compagnia, no? Parlando, chiacchierando. E ho notato anche questa differenza, che spesso gli italiani, gli amici di infanzia o anche i parenti vivono vicini, cioè tanti non vanno a vivere proprio fuori città, oppure se vanno a vivere però nel weekend spesso tornano a casa.
questo mi ha fatto stupire tanto, Per esempio, ogni weekend con la valigia e prende treno e torna a casa anche 2 ore di strada col treno. Per me è impossibile. E quando ero studentessa universitaria in Giappone, abitavo in un appartamento solo per me. Tra l'altro, vivere con coinquilini in Giappone non è comune, sempre da soli. Quindi avevo appartamentino solo per me. Dall'appartamento fino a casa dove abitano i miei ci vogliono 2 ore con treno o in autobus, e io tornavo a casa forse una volta, 2 volte all'anno. Invece gli italiani tornano molto spesso da loro famiglia. Questa è una cosa bella. Quindi diciamo che siamo più freddi, non siamo così legati forti con la famiglia, con gli amici rispetto agli italiani. E spesso se tu cominci a lavorare, ancora peggio. Per esempio mia sorella, quando ha finito l'università, poi ha cominciato a lavorare per una ditta, ma questa ditta le faceva traslocare, cambiare la città per ogni un anno e mezzo, o a volte anche meno di un anno. E mia sorella diceva che la sua azienda fa così apposta per non far trovare gli amici, perché cioè se mia sorella lavora in questa città, questo negozio, tanti anni, allora prima o poi lei troverà o fidanzato o amici, quindi è difficile che lei dopo si sposta in un'altra città, si affeziona, no? Quindi prima che lei trova gli amici o fidanzato, questa azienda le faceva spostare in un'altra città. Che brutta cosa! Quindi lei ha vissuto per ogni città pochissimo tempo, così lei non ha trovato gli amici stretti, così ha lavorato sempre e basta. Poi secondo me comunque da un adulto, se ti sposti in un'altra città, e poi soprattutto se devi lavorare, secondo me è difficile trovare le occasioni di conoscere nuove persone. E tanti giapponesi lavorano da soli e lavorano tante ore, e quindi nel tempo privato non hanno veri amici, diciamo. E in più i giapponesi spesso si stacca completamente dal lato lavorativo e lato privato. Non so in Italia, dipende dalle persone, credo. Però in Italia forse con colleghi di lavoro puoi parlare anche cose personali, no? Invece i giapponesi proprio non si mescolano. E spesso capita così che in realtà i tuoi colleghi di lavoro, che tu li vedi solo all'ufficio e sembrano tutti seri, lavorano così, però se li trovi per caso fuori dal lavoro sono completamente diversi, un altro personaggio. Per esempio in realtà questo collega fa cosplayer come hobby, oppure un altro collega in realtà è super fan di gruppo idol. E spesso, tipo discorso fuori, ma i concerti o fan meeting in Giappone il pubblico nascondono il viso. In Italia tutti vogliono essere nella foto e fanno così, yeah, peace, tutti schiacciati così, nessuno si vergogna o nessuno si nasconde il viso. Invece in Giappone partecipano a fare foto, però nascondono il viso, spesso asciugamano davanti al viso così, perché ci sono le persone giapponesi che non vogliono farsi mai vedere del suo lato privato, che lei è andata a un fan meeting di qualcuno, si vergogna. Non so se sono riuscita a spiegare bene oggi in italiano, però comunque volevo dirvi che vivendo in Italia e anche in Giappone ho notato questa differenza, che in Giappone fai qualsiasi cosa da sola, non è assolutamente una cosa triste, visto triste o strana, puoi fare tranquillamente tutto da solo, quindi è comodo. Invece in Italia se sono da sola a volte mi guardano un po' strano, però in Italia comunque è bello che siete sempre in compagnia. Ok, grazie di avermi seguita anche oggi. E scrivete nei commenti che ne pensate. E ci vediamo alla prossima. Matane, matane, matane. Bye bye.